Il pastore risorto non si stanca di cercare noi, fratelli smarriti, quando ci lasciamo dominare dal peccato e ci prende sulle spalle, attirandoci sulla sua via, quella della vita. Lo ha ricordato Papa Francesco nel messaggio pasquale Urbi et Orbi, pronunciato dalla loggia della benedizione della Basilica Vaticana al termine della messa della Domenica di Pasqua, dopo aver attraversato in Papa Mobile Piazza San Pietro, piena di fedeli. Il Papa ha ricordato che il risorto si fa carico di chi è smarrito tra solitudine e marginazione, attraverso fratelli e sorelle che sanno avvicinarsi con rispetto e tenerezza, e anche di chi è vittima di antiche e nuove schiavitù e della violenza in casa. Il pastore risorto si fa compagno di strada di quanti sono costretti a lasciare la propria terra a causa di conflitti armati, di attacchi terroristici, di carestie, di regimi oppressivi. A questi migranti forzati egli fa incontrare dei fratelli sotto ogni cielo per condividere il pane e la speranza del comune cammino. Nelle complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli, il Signore risorto guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace e doni ai responsabili delle nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi. Così Papa Francesco ha pregato che il risorto sostenga gli sforzi di chi porta sollievo alle popolazioni della Siria e doni pace al Medio Oriente, ma anche alle popolazioni africane dal Sud Sudan al Congo. Ha invocato ponti di dialogo contro la corruzione in America Latina, pace per l'Ucraina e speranza ai tanti giovani europei senza lavoro. Infine, prima di augurare che l'annuncio pasquale ravvivi la speranza nelle famiglie e nelle comunità, ha ricordato che quest'anno i cristiani di ogni confessione celebrano insieme la Pasqua.